Ecco qui il nostro gel di acqua, grazie al poliacrilato di sodio. Andiamo adesso a fare un altro esperimento e a disturbare un po' questo equilibrio, perché il nostro gel ha assorbito l'acqua, ma c'è un modo per andare a dar fastidio al gel? Sì, c'è. Ed è quello di spostare l'equilibrio ed utilizzare un sale. Il sale da cucina va benissimo. Proviamo un po' ad aggiungere un cucchiaino di sale e vedere che cosa succede. Aggiungiamo un altro cucchiaino di sale. Vedete che ha perso la sua consistenza, si inizia un pochino ad apprezzare. In pratica il sale sta assorbendo lui l'acqua e quindi, vedete, ecco qui, vedete qui, che c'è proprio una netta separazione. Adesso, se io vado ad aggiungere un altro cucchiaino di sale, si noterà ancora di più. Vedete? Praticamente stiamo andando a allontanare l'acqua dal polimero. E infatti sulla superficie adesso non trovate più il gel di prima, ma trovate praticamente una separazione. Quindi il gel va sotto e sopra rimane l'acqua. Dopo qualche minuto dall'aggiunta del sale, vedete che cosa è successo al nostro sistema? Si è praticamente liquefatto. E infatti, vedete, prima io riuscivo a raccogliere con il cucchiaino il gel, invece adesso, vedete, raccolgo sostanzialmente l'acqua. Andiamo a vedere un po' sul fondo. Sul fondo un po' il gel c'è, si è separato, però comunque, vedete, ho aggiunto talmente tanto sale che sono andato a disturbare completamente il polimero. Vedete che si è stratificato. Infatti, nell'ultima parte del beaker, qui in fondo, c'è tutto il nostro polimero, il nostro gel, che ormai non è più gel come prima, cioè non ha la stessa consistenza di prima. E sopra è rimasta tutta la parte dell'acqua. E in fondo è rimasto un pochino il polimero. Adesso lo agito un'altra volta, giusto per risospenderlo, però comunque il sale ha spostato l'equilibrio e quindi l'acqua è stata richiamata dal sale, per cui il gel adesso non è più come prima. Spero che questa esperienza vi sia piaciuta. Se avete ulteriori curiosità e ulteriori esperimenti da proporre, scrivetemi a lacucinachimica@gmail.com. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuove esperienze. Ci vediamo al prossimo esperimento. Ciao!